Ho cominciato a sciare molto, molto presto. Mi sembra difficile pensare che io ho quasi 90 anni. Ero un bambino piccolo, senz'altro, perché mi ricordo ancora che alle volte venivano a prendermi dove avevamo fatto una specie di campetto e mi portavano in braccio, me lo ricordo sempre. Se piangevo per il freddo, prima di portarmi a casa mi portavano nella stalla, perché il caldo, il tepore della stalla mi metteva a posto prima. Snow and skiing especially has been leading my life for 20 years at least, since competing and since filming and traveling around the world. A lot of things in my life have been done around skiing and the mountains. For me, it was the best way to travel and discover the world. I've been spending a lot of time in Switzerland when I was young, like traveling in every valley for competing, and when I was 19, 20 years old, I wanted like to travel also, and I couldn't split my life into traveling and skiing, so I mixed both of my passion, and basically I did like for 10 years or 15 years, always traveling around for skiing. That brings me like a lot of opportunities, and that brings me a lot of joy. Per me fare la guida alpina è innanzitutto un lavoro e quindi una fonte di reddito per me e per la mia famiglia, ma è una grande fonte di orgoglio perché è stato il mio sogno per tanti anni, facevo un lavoro totalmente diverso prima, non vengo da una famiglia di alpinisti, non vengo da una famiglia di guide alpine e di montanari e quindi è stata proprio una scelta che ho maturato col tempo e fino a che ho deciso di diventarlo. Ho sciato per tanti anni in pista, ma la vera apertura, il vero cambio di mentalità è stato quando ho messo il naso fuori pista. E poi ho conosciuto subito Diego Dalla Rosa, che è stato un po' il mio mentore, quello che mi ha spinto, che mi ha portato a fare sci ripido. Il primo ricordo di sci ormai si perde nel tempo perché è roba di 60 anni fa. In particolare ricordo le sciate, le prime sciate soprattutto nelle pale di San Martino, all'inizio percorse con mio padre, poi da solo. Scoperta un po' la possibilità di utilizzare i sci su terreni che nessuno, almeno qui da noi, frequentava. Ho cominciato all'inizio un po' con timidezza, poi sempre con più determinazione ad affrontarli.
le Dolomiti e in particolare le Pale di San Martino sono un ambiente a sé unico, domina la verticalità. Ho scelto le Pale di San Martino come terreno d'avventura soprattutto perché le Pale di San Martino hanno delle possibilità sciistiche enormi. So I get like two or three favorite places for sure. First one is home because that's where I grew up. And the second one is I think for sure in Iran. For the last 5 years I've been there almost 20 times developing a project there. And the third place is definitely San Martino. I discovered this place 4 years ago and I was like feeling really good. I got a really good feeling about this cool waters all over. And I felt like always pretty safe. I don't know, it's a feeling that I had here. Le Pale di San Martino hanno una caratteristica, sono più dinamiche. La passione per me era la velocità. Le prime volte che superavo una determinata velocità sentivo un po' il disagio. E poi con l'andare del tempo senti proprio il bisogno di correre. Incominci a sentire la sicurezza sugli sci. Quello che una volta era difficile fare il salto, così fai tutto più naturale, insomma, e ti dà una sensazione forse di sicurezza interiore, cioè hai vinto qualcosa di te stesso. Quando faccio speed ride non c'è una sfida. Mi piace cercare di disegnare una bella linea, di fare una linea per me naturale. La neve e l'aria sono due cose molto diverse. Però quello che mi piace fare a me è cercare di unirle con lo speed riding. La particolarità delle Dolomiti sono i contrasti tra pendii sospesi, torri e canali. Every time I'm coming back to San Martino, I wake up in the morning and there is these huge mountains in front of me. I'm always super impressed and it's a very strong feeling. I don't know so many places where you can face these huge peaks, really narrow peaks and really impressive. Oggi sicuramente nelle Pale di San Martino i percorsi più belli e più logici sono stati tutti percorsi. Sono sicuro che la crescita e lo sviluppo dello sci ripido non è finita qui.
o con la velocità o con altri elementi, sicuramente sgraneremo ancora gli occhi negli anni futuri. Io posso dire da un lato che tutte le discese che ho fatto sono state perfette, tanto quelle che ho fatto da solo come tante altre che ho fatto in compagnia, anche magari con compagni con cui poi il finale della serata erano le birre nell'osteria. Alla fine, quando sei arrivato in fondo, ti rendi conto che hai vissuto come volevi, ecco, che non hai fatto niente di particolare, che però la tua mente, il tuo modo di vivere era quello che hai scelto, e io credo che possa anche in qualche modo essere collegato alla libertà, ecco, la libertà di fare quello che piace. Vado!